Ma siamo molto molto soddisfatti, un risultato che porta risorse economiche significative ai comuni della città metropolitana, risorse che vanno per le strade, l'ambiente, il dissesto idrogeologico, le nostre società partecipate, le scuole, tanti servizi strategici per il miglioramento della qualità della vita. Un lavoro di squadra voluto da tutti, tranne che dal Movimento 5 Stelle e dal consigliere Lebbro, che non si comprende per quale motivo evidentemente non hanno a cuore le sorti dei nostri territori, perché non vedo come si possa non votare un bilancio che porta tanto denaro, tante risorse a comuni spesso che non hanno un centesimo di euro nelle loro casse. Quindi di questo voglio ringraziare la stragrande maggioranza del Consiglio metropolitano, che indipendentemente dall'appartenenza politica ha fatto un grande lavoro con un grande spirito di cooperazione istituzionale, con diciamo la forte volontà che ho messo in campo personalmente su tutti gli obiettivi strategici, insieme all'intera macchina amministrativa della città metropolitana e delle società partecipate, che hanno svolto davvero un lavoro importante. Solo con una grande squadra che si vince abbiamo dimostrato che la collaborazione istituzionale è un valore che contraddistingue la città metropolitana di Napoli anche nel panorama nazionale.